Dopo quasi 7 mesi di apprensione, Luciana Littizzetto è riuscita a riabbracciare Svetlana, una ragazza bielorussa di 24 anni che considera una figlia. Lo scorso aprile, la comica torinese si era detta in ansia per la giovane Luciana Littizzetto, foto da video. L'ansia di Lucianina, tra Covid e guerra non la vedo da un po'. Le avevo detto di venire qui. Prima dell'inferno aveva confidato Lucianina in un'intervista al settimanale. Oggi, vive a Minsk, ha 24 anni, insegna tedesco. Non vuole lasciare il lavoro. Era arrivata da piccola, con il progetto Chernobyl. Tornava ogni estate, poi ha studiato là e tra Covid e guerra non la vedo da un po'. Ma lei e Vanessa, presa in affido insieme al fratello Jordan 14 anni fa, NDR, verciano al telefonino per ore. Luciana Littizzetto con i figli Jordan e Vanessa. Io e Svetlana non ci siamo mai arrese. Eccola qua. Ieri Svetlana è sbarcata in Italia, come si evince da una foto condivisa da Luciana Littizzetto sul suo profilo Instagram. Alla fine, Svetlana è qui. Ha esultato nella caption: ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felice. Luciana Littizzetto, foto da video. Jordan e Vanessa sono metà italiani e metà kosovari. Nell'intervista rilasciata a Oggi, 6 mesi fa, Luciana Littizzetto aveva parlato della sua esperienza di mamma affidataria. Jordan ha quasi 25 anni. Vanessa 27. Vengono da Milano. Sono metà italiani e metà kosovari, aveva confidato, abitavano in comunità, dove facevano una vita abbastanza normale. Gli affidi sono sempre un caos. Ogni storia fa a sé. Anche le adozioni. Ma l'affido è più complesso. Può essere che la famiglia d'origine rimanga presente. Ma anche i ragazzi che hanno passato tanto tempo in comunità sono tosti.